Sono ripigliate i voci, i voti con l'Excellence e con Tocqueville. Certo che poi hanno pigliato un voto. Di, alziamo, dai, il livello su un attimo. Voglio scendere. Stupiamo con la cultura. La gente dovrebbe voglio essere emozionata. Voglio scendere un attimo. Mi rimanda Canfora, no, per piacere. No, dopo. Un minuto di Canfora. C'è un minuto. una TikToker orientale, credo che sia cinese, che si chiama Tanghera. Non so se la conoscete, la Tanghera, che sfonda un po' su TikTok. No. La Tanghera, no, che parla di che aveva un chilo di bosco, è un chilo di bosco, sto parlando, molto molto pelosa, senti. Ho conosciuto un uomo stasera, lui ha detto andiamo, facciamo amore, emozione, ho detto no, sono brava, sono innocente, in realtà io volevo fare amore, solo il problema è che io avevo un chilo di bosco, quindi sono stata vergogna. Ma che ti vergogni, amica mia? Ma che ne sai? Gli uomini sono amanti, spesso sono amanti del pelo, cazzo! Ma quando mai? Senti. È il problema. Qual è il problema? Tu pulisci il bosco, dopo tre giorni cresce ancora. E così io mai non troverò un azzurro principesso. Hai capito? Dice non trova principe azzurro perché c'ha il bosco. È pieno in Italia di gente che adora il bosco. Io volevo passare da Tocqueville alla realtà. Da Canfora e da Minniti alla realtà. Silvano da Brescia, vai Silvano. Fra poco grande ritorno dopo 15 giorni causa malattia. Vai, dimmi Silvano. Allora volevo dire a Parenzo la dose di eroina, di cocaina. No, quello sì, però ciao, come spiccano. Daniele Capezzone, buonasera. Ma poco fa è successa una cosa sconvolgente poco fa. Cioè? Che quando tu leggevi il messaggio di quella principessa sul bosco, Davide ha detto quale bosco? Come quale bosco? Ma dove sia? Pensavo fosse più scafato a 50 anni. No, l'ho capito. Ha perso i fondamentali. No, io non lo so. 48. Ma, 48, ma, la, ma la mamma ti ha spiegato 48. Qualcosa? Diciamo. Assolutamente. Quale bosco? Ma come quale? 48. Non so se hai sentito, caro Daniele, con quale passione. 48 sono i miei anni e 99 invece del 100 sono le assenze di Angelucci. Vabbè, sì. Aspetta, quanti anni? 48. Mentre 99% chiariamo. Quanti anni? 48. Perché c'era 48. La musica napoletana? Perché 48. Te lo dico, 48 anni, iettati a Oviedo. Cioè, se ancora non. Diceva come quale bosco. Però posso dirti, tu stai accusando Capezzone di una cosa di cui non è responsabile, cioè le assenze alla Camera. No, le assenze alla Camera. Del suo editore. Ma lui adesso inchioderà le sue responsabilità. Lui dire se ha due minuti di tempo. Io sono certo che Parenzo inchioderà alle sue responsabilità. L'editore della Sette Urbano Cairo, il nuovo presidente di Confindustria Orsini, il direttore di questa radio Tamburini, riconfermato presidente del Sole Garrone. Immagino che tu combatti Garrone. Cosa bisogna dire? Garrone va al posto di lavoro. Garrone va sul suo posto di lavoro. Non stando a 90, così che ti si vede a 90. Non sai cos'è il bosco, ma stai a 90. Dritto, eretto, in posizione eretta. Però scusi, hai visto con quale forza? Con quale ma a quel punto, scusami, non si può il posto che ha al Senato non si può vendere a questo dillo punto. Senza piangere, però dai, dillo senza lo subaffitta, dillo senza piangere, facciamoglielo subaffittare il posto. Però scusami, Daniele, hai visto con quale passione Parenzo difende il professor Canfora, che ha dato della neonazista? No, ma il professor Canfora, allora tu conosci l'algoritmo Canfora? No, cioè c'è un algoritmo che spiega il modo di parlare del professor Canfora. Il 50% delle cose che dice non si capisce, l'altra metà è sbagliata. Capito? E quindi loro vanno in estasi perché la metà non si capisce un cazzo e loro già riascoltano. L'altra metà è sbagliata. Ma lo conosci anche tu? Lo conosci una volta, lo citavi pure tu. Guarda, quando eri radicale, Tocqueville lo citavi pure tu. Se Tocqueville fosse vivo e andasse a Bari, inseguirebbe il professor Canfora con un bastone nodoso, ma la scena di ieri, perché voi siete tutti scemi, la scena di ieri al tribunale di Bari arriva Canfora vestito da Canfora con i capelli così Claudicante, poi c'erano anni, lo tutta una cosa dei scappati di casa, e c'era un cazzo a fare con le bandiere della CGIL e dei partigiani.
Canfor accompagnato dall'avvocato. E chi è l'avvocato? È La Forgia, il candidato grillino, certo, alle comunali. Ma ti rendi conto che è una commedia? Che fate ridere i polli? Ma posso dire una cosa su questo? Tra l'altro, scusami, adesso non interessa a nessuno, però io dico la CGIL che va a manifestare in solidarietà a Canfor, che ha dato che ha dato della neonazista nell'anima alla Meloni. Ma ora io dico e lo dico, la CGIL che stracazzo c'entra con Canfora? E i partigiani? I partigiani, quello è antifascista. Ma la Meloni la considerano nell'AMPI, quanti hanno fatto i partigiani adesso? Che devono fare? Che devono stai attaccando l'AMPI, stai attaccando. Ma adesso hanno fatto il manifesto del 25 aprile, cioè prepariamo giovedì prossimo il 25 aprile. Hanno fatto la cosa che bisogna fare il 25 aprile contro il premierato e l'autonomia. Che cazzo c'entra col 25 aprile? Cioè, no, quello non c'entra niente, oggettivamente. No, quello non c'entra niente. Ma almeno quelli lavorano. Ma come lavorano? Che fanno? L'abbiamo visto al Senato, alla Camera invece. Quelli lavorano, i partigiani magari lavorano, fanno le manifestazioni, fanno qualcosa. Angelucci peraltro sta alla Camera, non lavorano. Se vanno non lo riconoscono, non lo riconoscono neanche. Gli dico, scusi, lei chi è? Come chi sono? Sono Angelucci, sono pensa stato eletto. Quando, non l'abbiamo mai vista. Pensa quando comprerà la 7 e Parenzo per tutta la zona Prati di Roma se piegherà in 4 o 8. Ma non piego niente. Ma speriamo che venga. Ma almeno verrà, detto, almeno verrà. Io non ho mai detto niente. Ma veramente Parenzo, tu hai detto che sono io, mai detto. No, io, male pare. Lei aveva tutto il diritto di non andare alla Camera. Ma io dico semplicemente, accetto che ha tutto il diritto, dico semplicemente se ha 2 minuti che gli avanzano, ma certo che ha tutto il diritto, ma se ha 2 minuti, se gli avanzano 2 minuti, 2 minuti in una giornata di 24 ore, musica, si fa poco male. Allora, un altro argomento. Vabbè, ma qua siamo tutti d'accordo, perché no, Parenzo, su questo è incerto, devo dire la verità. Sul divieto del fumo per strada a Torino. No, allora, però il nostro capezzone non ci ha detto. No, aspetta. Canfora deve essere condannato, non ce l'ha mica detto. Vogliamo condannare Canfora? Facciamo il punto della situazione. Dove governano gli amici di Parenzo? No? A Bologna non puoi andare in macchina a 30 all'ora, eccetera. A Torino non puoi fumare. A Milano non si può comprare alcolici, analcolici, cibo oltre una certa. Non si può fare un cazzo. Cioè, dove arrivano loro in nome naturalmente della diversità, no, del bene comune, del bene comune, non si può fare più un cazzo. Cioè, puoi solo stare in casa rinchiuso con Conte e Casalino che ti fanno i messaggi alla nazione. Questo è il vostro schema. La realtà è questa. Comunque, ottimo, ma a 30 ottimo all'ora va benissimo per salvare le vite umane. Che problema c'è? Poi scusa, i 5 metri a Torino, come che esci col metro? Scusa, non ho capito. No, dimmi come funziona questa cosa. Allora, io non sono un fumatore, ma detesto gli antifumatori isterici. Ma quando Sirchia, ministro vostro della malissimo, ma Sirchia numero uno Sirchia, ma la scena quando oggi tolsero la possibilità di fumare nelle sale cinematografiche, allora, anni addietro tu eri ancora forse fermo, uno spermatozoo all'epoca, inno, ma quando tolsero questo era importante, al grande Francesco Storace. Quando in Consiglio dei Ministri fu fatta la cosa di Sirchia, illiberale, proibizionista, eccetera, la settimana dopo Storace pare si presentò fumando una sigaretta in Consiglio dei Ministri. Sirchia dice: ma come il ministro, eccetera. E Storace, grandioso, vienimela a togliere. Sì, però voglio dire una cosa, ragazzi, qui ormai si è affermata, non si può fumare nei locali pubblici. Fu la questione, grande rivoluzione, la questione quella, di Torino, la questione di Torino è ridicola, oggettivamente. Ma pure per strada mi devi rompere i coglioni a 5 metri di distanza, ma che roba! Tu sai che nella nostra amata America, ad esempio a New York e in altri stati, non puoi girare con la birra, è un'ipocrisia, secondo me. Ma nella nostra amata America, devi girare con un sacchetto. Voi volete dirigere le nostre vite, ci avete rotto i coglioni. Se io mi devo mettere la maglia di lana o no, lo decido io. Se devo fumare o no, se devo stare bene, stare male, morire, crepare, scopare o essere vergine, sono cazzi miei.
e non voglio che il ministro della salute mi rompa i coglioni, va bene? Ma è molto chiaro, ma cosa, va benissimo, ma in tutto questo dov'era Angelucci? Non c'era, ancora. Quindi il Parlamento sta per acquistare la 7, il tuo programma, sta attento. Scusami, Parenzo, si chiamerà l'Angelucci che tira il mio programma, l'Angelucci che tira. È andato in estasi prima perché un suo sodale alla 7, tal Augias, ha detto che un grande intellettuale italiano, sì, per carità, ma assolutamente ha detto, tutti intellettuali sono, ha detto che è una vergogna il francobollo di Berlusconi, perché Berlusconi bisogna andare a sfregiare la tomba di Berlusconi, cioè secondo Augias bisogna andare sulla tomba di Berlusconi a sfregiarla, capito? Ma tesoro, scusami, ma sfregiare o no? Non ma avrà contribuito alla storia dell'Italia più di Augias Berlusconi, sì o no? Cazzo. Ma che senso ha farlo? Che allora, senso ha? Allora, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Quante coppe dei campioni ha vinto Augias? Facciamo anche il gronchi rosa per Severino Citaristi, 19 avvisi di garanzia. No, tu mi devi dire quante coppe dei campioni ha vinto Augias? Quanti telegatti ha vinto Augias? Che vuole Augias? Chi è Augias? I telegatti li dava Mediaset. Oh, madonna, una volta eri spiritoso. Era una battuta, ovviamente. Ma che male va fatto un francobollo a Berlusconi? No, non ha fatto nessun male, ma che allora, bisogno c'è? Una figura che assolutamente divisiva. Che ma bisogno che c'è di fare un francobollo? Siete abituati, una roba... siete abituati a leccare, date una leccata pure a sto francobollo, una più una meno, e non perdete allenamento. Ah, no? gli studenti che menano i poliziotti. Io all'inizio del programma, caro Daniele. Occhio, che oggi c'è la notizia. Lo sai il bilancio di ieri? 27 poliziotti feriti. Beh, qui quello preso a pugni, tra l'altro. 27 poliziotti feriti. Io mi aspetterei da. Ma più che a una partita della Lazio. Ma se c'è. No, io mi aspetterei. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire realisticamente che la gestione della polizia è stata super cauta, super cauta. Cioè, hanno fatto praticamente il blocco. Ma che c'era un esercito armato. Hanno pensato che andassero al rettorato a prendere d'assalto il rettorato. Questo è il punto fondamentale. Con quei ragazzi non ho nulla a che fare, come sapete. Sono l'hai coccolati per anno e mezzo finché non te corcavano le botte pure te, tu bravi, però, grazie, però, è giusto come sembra un bollettino di guerra questo. Ora che quei ragazzi lì possono portare al pronto soccorso, non so se sono 27. Ragazzi quelli che si sono incatenati, sono quelli dei centri sociali là fuori, vergogna, dei criminali, una vergogna, questo e devono essere comunque devono tu essere l'hai indagati. Realizzato che agli occhi loro Parenzo è come la Santanchè e Maurizio Molinari è come Del Mastro. Non l'ha realizzato. È chiaro che agli occhi loro... tutti fascisti, cioè, siete tutti fascisti, è così, intercambiabili. Grazie Daniele, a grandi, presto. Ciao. Da quando io e Alex beviamo...